Ferreira contro Vannucchi. Pedro Miguel Costa Ferreira, portoghese, classe 91, 26 anni compiuti il 12 maggio. Il giocatore è arrivato a gennaio dalla Virtus Entella. La rincorsa breve di Costa Ferreira, che calcia alto. Ha cercato l'interno collo destro, ha cercato di girare la palla d'incrocio, l'ha presa troppo sotto, gli si è alzata, ma Vannucchi era andato dal lato giusto. Branca per l'Alessandria, primo rigore per la squadra di Pillone, affidato dunque a Simone Branca di Busto Arsizio, classe 92, dal 2015 all'Alessandria. Branca contro Perucchini, con il sinistro Branca ad incrociare il vantaggio dell'Alessandria. Ha cercato lo stesso tipo di calcio che voleva fare Costa Ferreira, partito molto laterale sulla palla con il mancino ad incrocio, fil di palo, mezza altezza, palla molto difficile anche se la intercetti da prendere. Tocca a Radoslav Chonev, bulgaro, classe 95, traiettoria diversa di corsa contro Vannucchi. Parte Chonev, spiazzato Vannucchi, 1-1, secondo rigore calciato da Lecce. Capisci dal punto di vista emotivo quanto era pesante questo rigore per Chonev. Tocca a Felice Vacuo, al quale non gli si può attribuire di essere entrato a freddo. La curva del Lecce cerca di sostenere Filippo Perucchini. Classe 82 di Pompei, grandissima esperienza per questo giocatore arrivato a gennaio in prestito dal Parma. Lunga la rincorsa di Evacuo, lunga e dritta, saltella sulla linea Perucchini, o piatto alla sinistra del portiere o forte. Parte Evacuo, spiazzato, ed esulta il napoletano dei grigi. Prendendo quel tipo di rincorsa e cambiando traiettoria poi durante il tragitto, ha mandato in difficoltà nella lettura il portiere. Dopo due rigori, 2-1 per l'Alessandria contro il Lecce. Sbagliato dal Lecce il primo penalty con Costa Ferreira, ora va sul dischetto Mancosu. Il suo destro, palla in rete, il 2-2 del Lecce. Preciso Marco Mancosu, che ricordiamo il fratello di Marcello, giocatore del Catanzaro cagliaritano. Ora tocca a Riccardo Bocalon. Parte Bocalon, il destro implacabile dal dischetto, il bomber dell'Alessandria, 21 centri per lui quest'anno. Piatto e palla sul primo palo, piatto destro. Rigore Alessandria 3, Lecce 2. Rigore lineare. Tocca all'Epore, Caturano con il sinistro, il 3-3 del Lecce. Silenzio nella curva del Lecce.
Cristian Sosa, il capitano dell'Alessandria. La finta, palla in rete, aveva intuito il lato peruchini, è stato precisissimo Cristian Sosa, l'italo uruguaiano. Dopo 4 rigori, Alessandria 4, Lecce 3. Ed ora tocca al capitano dei Salentini, Lepore. La sua rincorsa, spiazzato Vannucchi, fa 4-4 Lepore, diventa decisivo ora il rigore affidato a Sestu. Tutti in piedi naturalmente, abbracciati sulla panchina dell'Alessandria, pesantissimo il pallone che va a mettere sul dischetto il romano Alessio Sestu. La sua rincorsa, il pallone che si ferma sul guantone di Perucchini. Ha sbagliato il primo rigore in Lecce, ha sbagliato il quinto ed ultimo rigore invece con Sestu. L'Alessandria e rimane una sfida in parità. E che grande festa nella curva del Lecce adesso. Veramente una sfida incredibile, incredibile, incredibile. Si va ad oltranza. Anche il destino non vuole che una di queste due squadre esca. Dal dischetto Ciancio, la botta sul palo. Sbaglia Ciancio, ma deve tirare ancora un rigore l'Alessandria. Erano, sì, perché già i giocatori dell'Alessandria tutti, erano, sì, pronti per festeggiare, si erano dimenticati del pareggio. Non avevano tenuto bene il conto. Tanta è la stanchezza. Ciancio, unico giocatore del Lecce ad essere un ex di questa sfida, avendo vestito per 4 stagioni la maglia dell'Alessandria, ha colpito il palo. Parte Nicco, palo gol, l'Alessandria fa festa e va in semifinale, la disperazione del Lecce. Lasciamo Siamo rimasti doverosamente in silenzio, Mario, per ascoltare l'esultanza dello stadio Moccagatta. Un'esplosione di gioia incredibile per l'Alessandria, che si aggiudica al sesto rigore, il primo ad oltranza, la sfida con un Lecce che cade ma con l'onore delle armi. Tant'è vero che molti giocatori dell'Alessandria vanno a stringere la mano e a consolare gli avversari di turno. E io sottolineerei, a parte la grande festa dell'Alessandria, la sciarpata collettiva di quelli, dei tifosi del Lecce, che sono davvero commoventi. Eh sì, bella da vedersi questa sciarpata dei tifosi salentini, che rendono onore ad una squadra che ha giocato alla pari e ha avuto anche tante occasioni per aggiudicarsi questa sfida tra titani, sfida tra titani che è stata decisa ai calci di rigore e se l'è aggiudicata l'Alessandria.